Buon pomeriggio a tutte e a tutti e bentornate sul mio canale. Se siete qui per la prima volta o siete solo di passaggio, benvenuti. Soprattutto, lasciate ogni speranza a voi che entrate. Oggi, care amiche e cari amici, video in collaborazione con Minmil76. Per chi non lo sapesse, Minmil76 è un'azienda del Novarese che offre sul mercato ormai da molti anni prodotti per la cura e l'igiene della persona e mi ha inviato una delle sue nuove linee per la skincare affinché la potessi testare. Quindi, bando alle ciance, perché non siamo qui ad asciugare gli scogli, apriamo insieme questo pacco e vediamo che cosa c'è all'interno. Allora. Questo è il contenuto del pacco. Riesco prodotti a uno. O già la fanno. Cosa abbiamo qui? Abbiamo un dermosapone da 300 ml. Poi abbiamo un Dermodeo 48 ore da 150 ml. Poi cosa abbiamo qui? Dermobagno da 500 ml. Poi abbiamo una maschera Dermo Peel Off da 75 ml. Poi abbiamo un Dermo Intimo da 300 ml. E infine abbiamo un Dermo Shampoo da 300 ml. Sono dei prodotti che fanno parte di una linea che si chiama 0%. Perché si chiama 0%? Si chiama 0% perché all'interno dell'INCI, quindi della formulazione di questi prodotti, non ci sono solfati, non ci sono nemmeno SLES, coloranti, allergeni, parabeni, siliconi e PEG. Non sono prodotti biologici, ma sono prodotti vegan. Infatti qui c'è la certificazione vegan ok. Che cosa significa? Cos'è un prodotto vegan? Un prodotto vegan è un prodotto che all'interno della sua formulazione non contiene componenti di derivazione animale, carbone vegetale, il principale componente che va a creare questa nuova linea di Mil Mil. Non so quanto costino questi prodotti perché mi sono stati offerti gratuitamente ai fini di testing, però l'azienda ha sia un profilo Instagram che una pagina Facebook, quindi se volete delle informazioni in più potete contattarli sui loro social. Nel video di oggi noi andremo a provare la maschera viso al carbone vegetale Dermo Peel Off, anche perché è considerato il prodotto di punta della linea. E oltretutto sono curiosissima di provarla perché non ho mai provato a fare una maschera del genere. Chi mi segue sul canale sa benissimo che le maschere e gli scrub che io utilizzo li faccio con ingredienti da cucina. Quanto riguarda gli altri prodotti, invece, gli altri prodotti magari li utilizzerò quando li finirò, li inserirò in qualche video dei prodotti finiti e ve ne parlerò, oppure magari li posso tenere aggiornati su come mi sto trovando sul mio Instagram, magari nelle stories oppure sul mio profilo. Bene, veniamo a noi. Proviamo questa maschera. Effetto intensivo Detox Carbon Mask. Rimuove impurità, punti neri e sebo in eccesso. Ve l'ho detto anche prima, la maschera contiene 75 ml di prodotto ed ha un PAO, un period after opening, di 6 mesi dall'apertura. Mil Mil Dermo Peel Off è una maschera viso ad azione purificante lievemente sfogliante, che aiuta a rimuovere impurità, punti neri e sebo in eccesso, contribuendo a mantenere la pelle più pulita, liscia e levigata. La sua formula, arricchita con carbone vegetale ed estratti di malva, salice e ippocastano, garantisce un effetto purificante e una pulizia profonda. Modalità d'uso: applicare sulla pelle del viso asciutta e pulita. Io ovviamente sono già con la faccia asciutta e pulita, l'ho lavata e sono senza trucco, evitando il contorno occhi e labbra. Lasciare in posa per 20 minuti
o fino a che la maschera non è completamente asciutta, quindi potrebbero volerci più di 20 minuti. Rimuovere delicatamente la maschera staccandola dal basso verso l'alto, sciacquare il viso con acqua. Per un risultato migliore utilizzare la maschera dopo la doccia o dopo aver applicato un asciugamano caldo sul viso per qualche minuto per aprire i pori. Usare una volta a settimana. Ci sono delle immagini dove dicono come applicarla e qui dice che in alternativa, invece di fare tutto il viso, si può anche mettere sulle zone critiche di chi ha la pelle grassa o impura, perché questa maschera è indicata per pelli misto grasso, comunque per pelli impure. Io ho la pelle grassa, una pelle grassa oleosa, quindi non impura, perché ci sono diversi tipi di pelle grassa, sono 5 i tipi di pelle grassa. In passato ho realizzato un video in cui spiego nello specifico quali sono le caratteristiche di ogni pelle grassa, ve lo lascio giù nell'info box se volete andare a informarvi meglio. Questa è la maschera, vado a rimuovere il sigillo, vediamo la consistenza. Densissima, molto densa. Mamma mia, l'odore è molto gradevole. Eccoci qui. Aiuto. Gelida. L'applicazione senza fare danni, fortunatamente, e adesso prendiamo il tempo. Sono le 17:42, fra 20 minuti o comunque quando mi renderò conto che la maschera si sarà asciugata ben bene, tornerò qui e la rimuoveremo insieme. Direi che questa situazione è alquanto imbarazzante. Sento il viso tirare, ma tirare tantissimo. Sono le 18:30. È stata un po' più di 20 minuti, però volevo assicurarmi che fosse asciutta per bene. Che sensazione stranissima. Non so come fa la maschera. Aiuto, aiuto. Che dolor! Penso che mi stia tirando anche i peli. Mamma. Questo è quello che rimane della maschera. Per lontano un attimo vado a sciacquare il viso. Ok, la pelle effettivamente la sento molto più liscia e purificata. Vedo il naso più pulito. Questo video si può considerare terminato. Se vi è stato utile fatemelo sapere sotto nei commenti e se avete già provato dei prodotti di questa linea scrivetemi come vi state trovando. Vi ringrazio come sempre per essere stati con me e vi auguro una splendida serata. Ci vediamo alla prossima.